Where are you going? Allora, ho scoperto che esiste un easter egg in questa porta. Non so cosa succeda, ma so che devo schiacciare questo bottone un numero di volte, come dire, piuttosto famoso. Uno, due, tre, quattro, cinque, 12, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Execute order 66. Oh boy. Però sapete, chissà se era davvero l'audio del film e non lo era. Era Ian McMurtry a farlo. E poi voglio sapere cosa succede se davvero me la facesse tutto al contrario. Fate ragazzi, è normale. Ah, mi gira in automatico. L'ha fatto in automatico, gente. Io ho sempre schiacciato indietro. Mi ha girato. Wait a second. Cosa c'è qua? Niente? Buffo poi come sia tutto ingobbito. Va bene. E direi che è il caso di cambiare la difficoltà del gioco a livello massimo, perché sapete già che cosa voglio fare, vero? You okay? Cal! I can't climb up! Rob! Just hang on! And send me! No, don't let go! I can't hold on! Rob! No! I can't climb up! Mi piace molto come abbiano patchato questo gioco dopo tanti mesi. E perché sì, sto facendo questa cosa dopo tanti mesi. Hanno appena aggiunto la patch con anche il mio Game Plus, cosa che non c'era. Io non ho parole. Ho ucciso uno in queste condizioni. Oh, grazie gioco. Jedi Fallen Order è un gran gioco, ma Sekiro è più facile. In che senso, direte voi? La cosa buffa è che Sekiro in realtà è oggettivamente più difficile, ma è talmente leggibile, comprensibile, che è più facile. Senti, si è incantato sto gioco. Non me la fa usare la forza. Ok, ora ho rallentato un nemico. Grazie. Dio mio, questa è una cosa orribile. Anti speedrun, anti libertà al giocatore che sa già tutto. Probabilmente la cosa più deludente di tutto il gioco, che va bene o male allo stesso tempo. Aridaglie.
Io non ho parole. Ah, non sto vedendo. Faster! Ok, è morto quello dentro il treno. Io quanto mi sarei imbestialito se questo fosse successo la prima volta. Niente. Ah, grazie. Ma la vergogna. La vergogna. L'aberrazione cromatica distrugge il gioco, a quanto pare. Ok. Lei deve morire. È chiaro che si è tagliata la cazzina perché io ho perso tutta la vita. Voglio vedere se posso togliere tutta la vita. O se è una certa. Vabbè, voglio vedere cosa succede se. Cioè, come si fa ad andare avanti con la storia senza che io perda tutta la vita. Ha la massima difficoltà per di più. Proprio. Non recupero neanche. Beh, ho perso già la vita. Who's your master, Padawan? Il mantello bagatissimo. Killed, super bagatissimo. What Jedi gave their life so that you might live? Cioè, dopo mesi hanno messo il Game Plus e hanno distrutto il gioco. Non bisogna avere paura di parare e basta, non bisogna per forza sempre fare i pezzi. A parte quando perdi la postura. Do not test my patience. You can't run forever. Ok. Scusa. This is not how should have ended. Così. Basta. Vogliamo andare avanti con la storia. Che succederà su Gogano? Ci saranno anche lì dei mantelli pagati. Se volete skippare questa parte, skippatela. Intanto metterò la sigla e poi la continuazione della partita. Quindi guardate quando c'è la sigla e attaccate dopo. Ma io voglio sapere. E io starò qui finché non lo scoprirò. E le rompo la postura se faccio i perri. You can't run forever. Di nuovo. Uno, due. This is the way. Do not test my patience. Ok. Succede che succede questo. E se non facessi niente? No, devo saperlo. Ho fatto. Avete visto che l'ho fatta in Flores? Ho fatto in Flores tutti i perri perfetti. Signori, ecco, cioè io sono così, da imbranato assoluto a genio della lampada. Però io qua non ho mai premuto X. Ed è partita la cutscene. Adesso se io avessi fatto tutto perfetto e avessi premuto X, sarebbe ripartita di nuovo la cazzina o no? Scopriamolo.
No. Genio. Comunque adoro, io la fisso durante i momenti in cui devo colpirla e poi facciamo uno scambio di colpi. Going somewhere. Non so memoria ormai. That strike will be your last. Stai buonissima. Ok. Di nuovo flawless, anche se non tutto perfetto come la prima volta. Adesso schiaccio ripetutamente X e partirà la cutscene di sicuro. Vabbè, quanto artificioso purtroppo. Ma ci sta. Get on board! Get on board! Ok, via con la sigla. Potete sparare appena pronti. Ma la seconda colazione? Mio padre era un grand'uomo. Tuo padre era un maiale. Dannato, Jack! Spara! Lo sai che balli proprio bene, Batman. Davvero? Chiariamo una cosa, John. Entro 48 ore, se non sono convinti loro, non lo sarò neanch'io. Le faccio chiudere bottega. Ci conosciamo? No. Pronto? Gungo Benene. Creature malvagie esistono. Ma sono dei tipo... Userò... Ho provato a usare la forza su di loro. Ma che posto fantasmagorico? C'è un pianeta lì? Wow. Sono affascinato. Oh sì! Yes! Oddio, no, aspetta, ma... Ora possiamo vedere bene le sue animazioni. Io non credo di aver mai visto un movimento dei capelli così bello in un videogioco, seriamente parlando. Cioè, il come si sparapanzano qua sotto per poi rimettersi perfettamente disordinati, per così dire. Eh sì, che c'è il moveset post-roll. Ho bruciato le foglie. Wow. This looks like a safe place. This looks like a safe place to meditate. Just need to focus my mind. Applausi. È morto così. Il posto più pacifico della galassia. Meditate, questo l'avevamo visto nel gameplay. Avevamo fatto skill acquired. Oh. Save points are located throughout cast journey. Make sure to interagire con questi per salvare il tuo progresso. Save points
Robert Kanker riposare e spendere i suoi punti esperienza per acquisire nuove abilità. È abbastanza skill point da ottenere nuove abilità. Skill tree. Ovviamente la prima sarà tipo obbligatoria. Esatto, spende il tuo skill point per imparare Overhead Slash, che mi piace un casino, di sicuro. Learn. Triangolo? Aspetta. Unlocks a powerful strike that is deadly against weaker enemies, che è triangolo. Yes. Ah, tipo... One shot le creature? No. Vabbè, no, non ho capito. Riposare, devo riposare. Riposare, riposare. Cosa? Life and force have been restored. Ok. Oh. Hey, BD1. I'm Cal. Yeah, I'm okay. I'm just looking for someone. No, not you. Come on. Searching for a Jedi, I think. Hold on. You know the Jedi? What do you know? Wait, hold on. Did you just slice that? Thanks. Whoa, whoa, whoa. Quanto furente sto coso. Stupendo. D'ora in poi non saremo più soli. Oh no. Adesso che l'ho detto suona brutto. Ma voglio schiacciare triangolo a caso. Whoever I'm supposed to find must be waiting there. What? Sì, ok. Non c'è bisogno di una mappa per vedere che il volto è là. Il tuo obiettivo sarà sempre nella holomap. Ok. Try experimenting holomap controls. Yes, le sto sperimentando. Move, zoom, rotate. Fatto. Ho fatto? Sì, lo so. Tipo questi. Ok, grazie per avermi fatto chiedere. Eccolo qua, questo è triangolo. Quindi attacco. Boom. Attacco. Ok, c'è un'animazione fluida qui. Qui abbastanza. Ok, mi sa che devo imparare il doppio salto. Quindi seguiamo il droid. Quella è una creatura stupenda. Che diavolo? Wait. Any ideas? Gotta get across this gap somehow. Zipline? What a lag. No, perché? Stavolta ci ha messo per morire. Devo saltare, presumo. Allora, se non mi dici i comandi, io come faccio a capire cosa posso fare? Ok. How did you know that would work? Wait, you didn't? E adesso che cosa faccio? Medito di nuovo? Ok. Così. Oh, la corsa sul muro. It's locked. La porta è chiusa dall'altro lato, mi ricorda qualcosa. I hear you, but there's something over here I want to explore. Wow. Yeah. Come faccio adesso ad andare su? Non posso andare su. Ah, ok. Sto
Sorry. What is this place? Ma che è il logo della Universal? Che sta succedendo? No, no, no. Aia! Ah, ti uccide se lo sfiori. Ma che? The Dark Side of the Force. Ma non è vero! Allora. Ma. Ora. Niente, niente, decide che devo morire. La strada è questa. Ah. Wait a second. Secondo me non ho ancora delle abilità, semplicemente. Sì, non ho ancora delle abilità per farlo questo. Per forza. Quindi andiamo in là. Questa musica è proprio... è incredibilmente tipo Harry Potter, John Williams. Wow, wow, che creature ci sono lì. Ma io mi sto un po' perdendo o sbaglio? Aspetta, ma se io schiaccio attacco in avanti e indietro, fa quella... fa gli attacchi indietro. Io non ho parole. Stupendo. Ok. Però ci sono più strade. Oppure mi stanno prendendo in giro. Se mi stanno prendendo in giro. Ok. That thing looks like it smells worse than grease does. Sorry? Cos'è quel coso? Oddio mio! Cosa? Restore. When you die, you lose i tuoi punti. No, come sta? Come Dark Souls? Perdo i miei XP? E uccidere il nemico che mi ha ucciso mi ridarà i punti esperienza. Oh no, quindi devo rifare tutta la strada per ucciderlo. Questo gioco è davvero di... è davvero Souls-like? Oh boy. Ma... oh no. Io voglio i miei punti esperienza. Non conta questo come morte, vero? Cioè, se no ho perso definitivamente i miei punti esperienza. Quanto mi sta piacendo questo gioco? Tanto. Tanto, tanto, tanto. Mi ispira un casino. Devo aggiustare il lag per la prossima volta. Lo aggiusto, giuro. Però wow. Ah, damaging. Quindi non devo per... ah! Non devo per forza ucciderlo. Mezza vita mi ha tolto. Ok. Tanto oggi non avevo tempo di giocare alla roba del tempio. Ho tipo soltanto 6 minuti. Quindi ora voglio uccidere qualcosa. Salvare. E basta.
Ta ta ta. Allora, Rana. Ma... tanto. No, no, no. Ma quanta vita ha sto coso? Your force meter is empty. Damage, damage. Ok. No! Respawn Entertainment presenta. Puoi parare i colpi, lo sai? Mi dice il gioco. Lo so, ma non questi. Dai! Ma dai! Ma vabbè! Signore, tanto mi ha ucciso prima che io potessi colpirlo, quindi... ho già perso tutti i miei XP. Di conseguenza... direi che niente. Careful over there! That doesn't look safe! Just like back at the scrapyard. Aspetta, mi suona la sveglia. C'è uno sto combattimento e basta. Wow, wow, wow. Te ho detto metà, signorino. Basta. Hey, that was pretty brave. You okay? Wait, I can help you with that. Will you let me? Oh, okay. Well, your scomplink is busted, but this should help you get moving for now. Okay. Try that. Oh. The vault. Yeah, that's where I was headed too. Okay. Well, first we gotta figure out a way out of this place. Teschi, pipistrelli, cos'è sta roba? Ok, voglio vedere cosa c'è. BD, that's a little small for me. Don't worry, I'll find my own way out. Tight fit, but this should work. Those vines look like they lead somewhere. Hope they're sturdy. Ok, signori, io arriverò al prossimo checkpoint, spero a breve, e poi... ah, dovrò spegnere. Povero me. Infatti mi sembrava non fosse la migliore delle idee. Yeah, I'm alright. Ho perso tre quarti di vita. Heal, schiacciando in su. Healing stem. You're full of surprises. Cavolo, direttamente al cuore. That's better.
Thanks, little droid. Yes, finalmente abbiamo le cure. Già questo okay. Può aiutarci contro la rana, per esempio. Ok. Here, hop on board. Ok, signori. Abbiamo il droid che ci cura. Don't remember? I've never known a forgetful droid. Ultimo. Cos'è? Abbiamo tipo finito il capitolo 1. Ok. Can't argue with that. Ma lassù si può andare su. Cosa mi serviva la corda? Hey, a chest. Think the Jedi would mind if we grab supplies? Where are you going? Did you find something, BD1? Io emitter acquired. What? You can change lights. You can change lightsaber parts. No. Allora, dobbiamo tipo guardare ogni angolo, perché se ci permette di ottenere lightsaber parts. Sì, ma là sopra? Non andiamo più là sopra? Dov'è? Scan. Ecco, sì, spiegami un po' cos'è sta roba. Find something? Allora, generally a hyper-aggressive territorial species, Bograts, gradually form a mutualistic relationship with Sploks. Sploks will disturb Bogling nests, luring them to the surface to be ambushed and eaten by Bograts. Once the adult Boglings are out of the way, Sploks burrow into their nests. And the power. Vabbè, sono dei. Unreal, per favore. Questo coso è quello di Star Wars Battlefront 2 originale. Wow! Bellissimo. Scusate per il basoming. Questo. Cos'è? Droide. Scan. Well done. Filtri d'acqua. Purificare la cosa, le alghe, i minerali. Ok. Purificano l'acqua per poi berla. Ma io voglio andare sopra. Qua non c'era niente, no? C'è un letto. C'è una chest. Ok. Nulla di interagibile. Voglio andare sopra perché voglio capire cosa c'è ancora più sopra. Allora. Niente, sono riuscito a mancare tutti i tubi, con un colpo. Tutti. Non cadere giù. That's where we need to go. Infatti. I can feel it. Ok, dov'è il coso del... dove posso meditare? Così salvo ed esco. That's a really big bug. Vediamo se si possono parare gli attacchi degli animali. Vabbè, sì, si possono attaccare. Ehi! Ci spiegherà che cosa sono questi insetti, gli Sploks. Esatto. Alright. Oh, eccolo! Lui è bellissimo. Se ne sta lì a respirare. Come una tartaruga. Scatola, l'ho vista. Non posso ancora arrivarci. Accidenti. 3, 2,
Uno, droide? Droide, ok. Lui? Oh? You mapped everywhere we've been. Esatto, blocked available. Interesting. I can't make it over there. We gotta find another way. Okay. Mamma mia, il pelo. Okay. Ho tolto la parata nel momento più giusto, Spammare in questo gioco non è assolutamente utile. E lo adoro. Ehi, ehi, non moriamo per sti insetti, eh. Guarda che ho parato. Holding up okay? Good to hear. Ecco, ah, è... Così ho i ricordi del posto. Someone made camp here. They were excited to discover a giant creature that lives close by. A binog, they called it. Eh sì, è quello lì. All right. Ma qui non c'è altro? No. Ma dai. Can you slice this? Yeah, sorry about your scalpel. But standing up to that bog rat, pretty brave. Neural Saber Sleeve, yes! Le scatole sono tipo la cosa migliore del gioco. Oh no, siamo tornati al punto di partenza. Eccolo, eccolo! Medita, così salviamo e usciamo. Ok, signori. Oh no. È proprio Dark Souls. Rest. Abbiamo appena fatto spawnare tutti i nemici. Skill tree, ovviamente, niente, perché... quanto dovremmo leggerli tutti? Tutti? Non vedo l'ora. Signori. È stato un onore. Addio. Col droide dietro. Aspetta, mi sono comparse queste. Basic attack. Oh. Ma noi usciamo dal gioco. Addio. Rieccoci qua. Andiamo. Come cade? Boccano. Aspetta. Ah, abbiamo il poncio così. Ma che schifo. Ma che schifo. No, aspetta.
Buffo come si sistema. Ok, andiamo. Me l'ho spaventato. Però io qui non posso andarci ancora. Wow. La statua di che cosa è? Qui non posso andarci. Ah, dobbiamo andare laggiù. Ok. Esatto. Forza. Questa è una ambush. Help me. Si sistema i capelli. Ma cosa? Ok, sì, la bruciatura è andata via. Loro si sono stancati. Io come faccio ad andare là sotto? Current level. Lo so che current level è quello. Unexplored. Aha, mi sta dicendo che devo andare lì. Sì, ma lì dov'è? A destra. Ok, siamo al punto di partenza. This tool was used by someone eager to reach the vault. Aspetta, aspetta, aspetta. Skill acquired. Skill tree. Allora. Cal fa un dash in avanti e attacca il suo avversario. Salta mentre fai un dash per saltare. Hold. What? Oppure aumenta la mia la forza. Oh, questo è interessante. Mi migliora la stamina. Sì, sì, io... Ah no, ok, è di qua. Beh, sì, la vita. Giocherò molto di parry, molto difensivo, in realtà. Quindi... mi piace. Survival, esatto. Ok. Here we go. Ok, dobbiamo andare di qua. Qua c'è qualche segreto? No. Mi sta già aspettando lì. È proprio un buffo. Non di nuovo lui, eh. Um.
Aia. Questo coso è troppo grande. Mi sento scemo. It's too much for me. E siamo alla rana. Siamo alla nostra maledetta rana. Io non riesco a vincere. Beh, siamo proprio messi bene, eh. Scusi. Ciao. Addio. Addio. Oh no. Cos'è sto coso? Lui? Scan. Ah, si è riusciti a fuggire. Era questo il piano. È segnato in rosso. Non posso usare la forza. Ah, devo andare laggiù. Aiuto. Oddio, oddio, oddio. Corri, corri. Ma come fai a esserci la musica tranquilla? No, ecco, non buggarti. Checkpoint. Ok. Qua non posso andare in là ancora perché non posso saltare sulle pareti. Qui. Nada. Anche qua, no? Non me l'ha mica insegnato. Ma cosa fa Ranocchio? Giusto, cioè se faccio così non succede niente. E io come faccio? Wow. Ah, mi segna che là posso andare però. Ma intende... No, perché io prima mi sono arrampicato qui. Wait, allora. Non chiedetemi come ho fatto. Ok. Non buggarti. Ok. Se io sono qui... sono arrivato al mio punto, no? Ah, che scemo. Lui vuole che io scenda. Sceso. Troppi segreti. Quanto backtracking dovremmo fare? Tanto. Mi piace sto gioco anche per questo. Tante cose da esplorare. Tante cose da completare. Ecco, nuova area, lag incredibile. Maledetto Unreal. Cos'è sto rumore? Non mi piace per niente sto rumore. Ah, salve. Ecco così la storia. See something in there? Questo? No, qualcosa a sinistra. Esatto. Sono giochi
che si chiamano Super Hot. Esistono giochi come questo che si chiamano Super What? Cosa sto guardando? È stupendo. Mi ha appena insegnato a fare. Sorry. Try again. It's difficult, master. Yes, the path is difficult. Oh my god. It may seem impossible, but with persistence and the force as your ally, you will overcome any obstacle. You will master any path. Now, do what you must to reach me. What? Non l'avessi mai fatto. Good, Padawan. Pensate. Now, reach my position. I did it. Persistence and the force is my ally. Just remembering old tricks. Stupendo. Ecco, vedi, ho già sbagliato. Dove è andato? Let's get going, BD1. No. I'll check it out. Find something? Pensaur, cos'è? Ah, parla di rocce. E poi di qua. Ottimo. Think you can show me that shortcut again? Esatto. E adesso possiamo andare avanti da lì. But first. C'è un buco qua, vero? Ah, ho capito. Voilà. Esatto. This area was used for meditation by someone familiar with the Jedi Order. Ferri al coso. Ehi, ehi. Ok, I'll look. Adesso mi dice l'acqua è acqua. Good job. Parafish. Pensavo che mi insegnasse che cos'era l'acqua. Sto sbagliando tantissimo. Sto risbagliando tantissimo. È caldo, dobbiamo andare al magnifico tempio Jedi. Quando ci insegnerà il doppio salto dice qualcosa di utile. Salviamo. Provare questo lì, Ci provo. Ok. Sei riuscito a sbloccare comunque questa cosa. Whoever owned this bag brought it from Coruscant. They were frustrated with the Jedi Council. Frustration. Vuoi sapere di più sulla frustrazione? No, mi è bastata la rana di prima. Ok. E adesso? Piano. Vai, entra.
Voglio tutto quello che c'è. So what was in there? New lightsaber switch. Non vedo l'ora. Hello there. No! Più. Ok. Yes. Salviamo. Checkpoint. È un po' fastidioso che entri sempre in questo mondo. Che entri in questo mondo. Dovrebbe tipo fare tipo medita e entra. Cosa che non devo sempre fare di vita. Ok. Ok, dobbiamo andare di qua. Qua sopra. Sì, qua sopra. Siete pronti, signori? Si prosegue. Però sbaglio, c'era qualcosa di nascosto lì sotto. Ah, no, era perché avrebbe... Bravi, bravi, buon design. Ve lo spiego. In pratica... Se io... Probabilmente l'ho anche fatto. Avessi pensato di poter fare... Il salto sul muro. Comunque, se avessi voluto tentare qualcosa di del genere, ma ovviamente prima non avevo questa abilità, avrei fatto e sarei cascato qui. Quindi ho fatto in modo che io potessi non morire prima di conoscere questa abilità, e per questo hanno creato questo spazio qua sotto, giusto per non punirti in maniera eccessiva per un errore un po' stupido. Oh boy. Racy there? Oh, it's on. Ancient Vault. Dove vai? Dove vai? È bellissimo. Ok. Forse ho aggiustato definitivamente, a scapito di un po' della grafica, we're not finished yet. Le performance. Ok, ok, he probably would have won. Probably. Ok, una cosa per volta. Meditate. Mangio un biscotto mentre il resto. In realtà è un. È un tuc, non è un biscotto. Allora. Questo volto è stato costruito da. Cioè, è composto da carnite, una roccia ricca di minerali. Le sue mura interiori sono decorate da placche metalliche e iscrizioni. I glifi non risultano in nessun databank galattico, il che suggerisce che la lingua è stata persa nel tempo. Wow, what a panorama. Esatto. Scan. Thanks, BD1. Ok. Speravo di poter fargli del male. Cosa c'è qua? Comunque si parlo piano perché è sera, eh. Non crediate. Interact. Oh.
Wow. Amazing. Prima non c'era tutto questo dietro. Il droide che ci fissa. Con l'acqua. Queste creature. Queste. La morte nera? No. Huh? You all right, BD? What? Well done, whoever you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Ino Cordova. I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this vault is a sacred temple built by a vanished civilization known as the Zepho. Meditating here, I was granted a premonition through the Force, a vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron containing a list of the names and locations of young Force sensitives throughout the galaxy. Ahead, you will find the inner chamber of the vault, but also another test. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zepho homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. Ok. Esiste un holocron con tutti i dati di tutti i Force Sensitive. I guess you were the someone I was supposed to meet. You know, I've been alone for while now, without any purpose, just hiding. There's no way to live. Not for a Jedi. Or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Sì, ma l'impero aveva tutti i dati. Hey. You want to meet some, friends of mine. Scusate, qua c'è da parlare. Destination unlocked. Zeffo. Bello come nella cutscene avesse una faccia stupenda sto qua e poi all'improvviso spattaccato. My friend. My name is Jedi Master Ino Cordova. Si può riascoltare? Ok. Appunto, lui ha detto... Questo è interessantissimo perché lui ha avuto una visione. Infatti, perché io mi stavo chiedendo come può aver detto il destino dei Jedi è nelle tue mani se è morto dopo l'Ordine 66 e quindi, cioè, soltanto dopo l'Ordine 66 puoi capire che i Jedi sono messi male. Quindi sì, lui ha avuto una visione del destino dei Jedi, quindi l'Ordine 66, e ha nascosto in un holocron i nomi e i luoghi di tutti, c'è scritto tutti i giovani, attenzione, perché questo secondo me è la chiave, i giovani sensitivi della forza. Perché allo stato attuale è... tutti i vari holocron con tutti i dati di tutti i Force Sensitives sono a Coruscant e gli Inquisitori, Vader, Palpatine li stanno usando proprio per rintracciare tutti i sopravvissuti Force Sensitive, tutti i Jedi,
e farli fuori. Adesso, dopo il tutorial, dopo quella prima parte, noi siamo stati aggiunti a quella lista. Il punto è che qua parla di Young Force Sensitive, però era pur sempre la Repubblica che teneva a bada e controllava tutti i giovani Force Sensitive. Comunque forse abbiamo finalmente aggiustato definitivamente i problemi con le performance del PC. Wow. E quindi non mi torna sta cosa, cioè i Force Sensitive giovani erano comunque, anche se registrati. Dove era l'uscita? Laggiù. Erano anche loro registrati a Coruscant, perché i Jedi usavano questi dati per andare a scoprire nuovi Jedi, appunto. No, non voglio meditare. Think I found what you wanted me to see. Sounds like you did. We'll be waiting. Oh yes. No. È una volta buona che lo devo combattere, vero? Pa 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 p